Allora, Nadine Ross. Non mi parlare. Dicevo solo che ti trovo bene. Che cosa ho detto? Cos'è questa pezza? Ah, oh, scusa, negli ultimi giorni ho avuto un po' di difficoltà a trovare sapone e acqua corrente. Dio, tra tutte le persone che avresti potuto portare... Mi ha salvato il culo più di una volta, sai? Sì, ma forse non ricordi che ha anche cercato di uccidere Nathan e me molte, molte più volte. E a dirla tutta, voi due avete fatto lo stesso con lei. Sì, ma non è questo il punto. Il punto è che non appena noi le volteremo le spalle, lei ci ficcherà dentro un pugnale. Ehi, ti sento benissimo. Lo so. Io mi fido. Sai cosa? Va bene. Forse sono solo un tantinello seccato perché ce ne stiamo andando a mani vuote. Ma immagino... Immagino che tu sappia cosa si prova. Oh! Oh! Gran classe, grazie. Non è il momento, bambini. Se vuoi ne ho ancora. Ci vediamo dopo scuola. Ciao, sbrigati! Ci sottopongono a un'ultima prova. Mi sembra tu non abbia più bisogno di noi, quindi ce ne... No, al contrario. Tu conosci la storia. Vedi? Shiva donò a Parashurama la grande ascia, che colpì Ganesh in pieno volto, e mise il figlio di Shiva, uno degli dei più potenti, in ginocchio. L'ennesima vittima di guerra. Non parlo. È vero, finirà comunque per uccidere. Ha ragione. Ma se ti rifiuti, ti vedrai morire molto lentamente. D'accordo! Clono! Provo a parlare ora. Ciao a tutti, allora, bentornati chiaramente in un nuovo episodio. Vabbè, sono stato zitto perché comunque ci sono dialoghi. Lo so, per chi ha visto l'episodio precedente sa che, diciamo, non ho scelto il momento proprio opportuno o migliore per concludere il video, però lo ritenevo più o meno il più adatto, insomma. Comunque, eccoci qua. Siamo sempre nel settimo capitolo, ovvero quello chiamato L'eredità perduta. E niente, non dico altro e guardiamo un po' cosa succede. Nulla di avventato. Shiva e Parashurama. E ora? Qui non c'è niente. Spero non ti sia... Devo tornare qui. No, devo tornare qui. Fatemi shandà. Un secondo. Non dare a questo idiota ciò che vuole. Silenzio! Allora, vediamo un po'. Che c'è da capire come va girato, eh? Ok, ci dovrei essere. Tacchiti. Vai. Aspetta un attimo. Ok, ce l'ho fatta. Si sta arrendendo. Lascia. Sta per cadere. Silenzio! Ganesh, hai deciso di mettermi alla prova. Cosa devo fare? Io non so, io sto facendo la stessa cosa, eh. Cosa devo fare? Sei convinta?
No. No, devo capire come... Perché altro cosa devo fare? No, vedrei dove metti... Boh. Non metti i bracci tutti insieme. Cioè, nel senso, tutti insieme. Come se non la figura, ovvero... Che sembrerebbe che ce l'abbia bassa. Guarda Ipa. Forse. Cioè, da quella lì sembra che ce l'abbia tutti bassi. Boia. Stai bene? Sì. Non me l'aspettavo, eh? Porca vacca, quella ragazza alle palle, eh? Io non capisco. È un modo di dire. E perché hai interpretato male la storia? Ganesh si fece colpire dall'ascia di sua volontà. Ma non ha senso. Non per uno stronzo egoista, no? Vedi, Ganesh avrebbe potuto sconfiggere Parashurama tranquillamente, ma la sua vittoria avrebbe fatto sembrare l'ascia di Shiva più debole, senza poteri. Ganesh si sacrificò per l'onore del padre. Visto, è chiaro anche a lei e non ha una goccia di sangue indiano. Eccola. Io, vai piangere, non ce la fa. Non ce la fa. Non hai niente da dire ora? Se vuoi ti dico dove puoi ficcartela. Bene, miei cari. Preferirei uccidervi con le mie mani, ma non voglio irritare gli dèi. Voi mi avete consegnato un grande tesoro. Ok, quindi che pensi di fare? Vuoi allagare questa sala? Mi mancherai. Andiamo, non ti sembra di esagerare un po'? Nulla si distrugge davvero. Si purifica e rinasce. Perché non ci spari e basta? Giusto. Mentre l'acqua vi riempirà i polmoni, riflettete sulle scelte che vi hanno portato qui. Forse nelle prossime vite avrete miglior fortuna. Stronzo. Non so bene se esci di me. Ho la testa bella piena di un sacco di rimpianti. Non dirlo a me. Io non vedevo l'ora di spaccarti il culo un'altra volta. Ehi, senti, neanch'io sono proprio entusiasta all'idea di affogare accanto a te. Potete darci un taglio? Sto cercando di concentrarmi. Ma che fai? Allora, ti faccio vedere che ho studiato. Sì! Vai, ancora poi. Dio, 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 proprio sotto, muoviti. Aspetta! Vai. Alla fine le cose che non sopporto comunque patisco po', ovvero il discorso di sbloccare eventuali situazioni e via dicendo. Vai. Alla fine appunto si rivelano molto utili. Addio. Mi sa che rimane lì. Addio. Va bene, oh. Sì, va bene. Soprattutto sott'acqua. Diciamo, la spinta viene clamorosamente rallentata. Però non so sinceramente se no sarà veramente possibile o probabilmente sto dicendo una cazzata io. Sarei curioso sinceramente. Per me è impossibile. Comunque, vabbè. È mandata così. Sasso che sott'acqua possa spaccare. Sto alla grande. Una manetta mi sembra un po' troppo. Vabbè, comunque, alla fine non muoiono mai loro. Basta sigaretta. Ci avrà visti? Spero di no. Come fa Asava ad avere un elicottero? Forse era i compratori. Che intendi? Ho sentito che Asava ha un incontro con dei trafficanti d'armi al deposito dei treni. Venderà la zanna. Altro che proteggere la sua cultura. Oh, aspetta un secondo. Ascolta,
Prima, grazie per... Cortesia professionale. Certo. Quindi pace fatta? No. Ecco. Se corriamo, li intercettiamo prima che chiudano l'affare. Ah, abbiamo un passaggio. Che belli. Laggiù, ci sono dei binari. Mi fermo qui. Asaba avrà sentinelle ovunque. Meglio essere prudenti. Già, già, già. Ed è allora che perdiamo la zanna. Se vuoi puoi aspettarci qui. Va bene. Meno parlare, più camminare. Quindi tutto quel tempo con Asaba non ha informato. Aio. Allora, la cosa che avevo detto sia nel precedente video che nel finale di quello prima ancora, ovvero che dato il titolo soprattutto del settimo capitolo, che pensavo che fosse l'ultimo, insomma, si è rivelata invece una gran cavolata. Strano, perché ne dio poi. Quindi niente, capitolo 8. Allora, facciamo così. Sicuramente questo episodio qua rispetto agli altri, cioè, è durato veramente poco, però lo concludo, così concludiamo a modino il capitolo 7 e ci vediamo nell'episodio 8, in cui appunto giocheremo l'ottavo capitolo. Non dico più niente, non dico, sarà l'ultimo perché a quanto pare sbaglio, quindi sto zitto, lo scopriremo giocando. Insomma, detto questo, niente, vi aspetto nel prossimo episodio, scusatemi se questo qui rispetto agli altri dura un po' poco, però preferisco far così, diciamo, riorganizzarmi un po' a livello di episodi barra capitoli. E niente, detto questo ci vediamo al prossimo episodio. Ah, mi scordo sempre, come sempre, prima di lasciarvi, se volete lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Via, vi aspetto al prossimo episodio. Ciao.